Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico RT8. Parliamo nella puntata odierna di un tema davvero importante. Ci occupiamo di sanità e tecnologia e più segnatamente di assistenza territoriale e di tutela delle fragilità, anche in considerazione di un dato che emerge da uno studio molto attendibile, vale a dire per il 2050 si stima che gli over 55 saranno il 46,9% della popolazione e questo dato inciderà e impatterà in maniera significativa nelle regioni del Mezzogiorno. Per mitigare questo quadro molte realtà si sono attivate, ad esempio la sezione sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico ha siglato una partnership con Silver Economy Network, ne parliamo nel corso della nostra trasmissione e allargheremo ovviamente il focus su argomenti affini. Lo faremo insieme agli ospiti che sto per presentarvi qui in studio. Do il benvenuto ad Antonio Monteferrante, che è il presidente della sezione sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Grazie, buonasera. Abbiamo due ospiti in collegamento, quindi do il benvenuto a Felice Lopane, che è segretario generale di Silver Economy Network. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. E ancora in collegamento abbiamo Davide Presutti, che è CEO di Neosperience Health. Buonasera. Buonasera a tutti. Questi sono i nostri ospiti, quindi la prima domanda va al Presidente qui in studio per tentare di inquadrare meglio questo dato iniziale, l'andamento demografico e come le aziende del settore sanitario e dell'assistenza si stanno preparando per questi scenari. A lei, Presidente. Sì, grazie. Diciamo che è un tema molto complesso e soprattutto ha molte sfaccettature. Nelle prime riflessioni che abbiamo fatto, alla luce dei dati che citava prima, c'è stato un po' di spavento perché in definitiva stiamo parlando di uno scenario in cui quasi metà della popolazione è over 55, che è uno scenario che non corrisponde ai modelli di salute e assistenza ai quali siamo abituati e che abbiamo qua impiantato in Regione Abruzzo. Come tutti gli scenari che prevedono un cambiamento quasi epocale, naturalmente questi generano una certa insicurezza, un certo timore nei confronti del futuro, ma una parte importante da considerare è il fatto che c'è bisogno di un ripensamento collettivo. Noi abbiamo disegnato un sistema sanitario territoriale, in particolar modo sul concetto di anziano, che è uno scatolone dentro il quale mettiamo dal soggetto di 65 anni fino al soggetto di 95 o addirittura gli ultracentenari. In realtà, così come un bambino di 10 anni è sostanzialmente diverso da un uomo di 45, allo stesso modo per quella che consideriamo normalmente l'età anziana dobbiamo andare a identificare diversi sottostrati di popolazione, ognuno con i propri bisogni, ognuno con le proprie necessità e da parte delle aziende, delle industrie, strutturare degli interventi significativi che corrispondano a queste diverse esigenze. Solo così e con le opportunità che il digitale ci offre oggi possiamo avere degli outcome clinici migliori, una migliore salute del paziente e di conseguenza una migliore salute delle aziende che operano in questo settore. L'opportunità è quella di smettere di pensare all'anziano come l'umarel che guarda i cantieri o dall'altro lato come il degente allettato, ma capire che c'è tutto un ventaglio di esigenze e che a queste esigenze è necessario dare risposta, altrimenti dei modelli esterni che non portano avanti la nostra cultura del sistema sanitario nazionale ce la imporranno di fatto.
Bene, una introduzione molto calzante, abbiamo sottolineato subito in apertura questo concetto di persona anziana o comunque sia non più giovane da considerare non semplicemente come un portatore di problematiche sanitarie oppure come una persona oziosa che va a guardare i cantieri con questa metafora che diceva il Presidente, c'è una economia dietro. C'è anche un'etica con la quale rapportarsi dal punto di vista economico e quindi andiamo a inquadrare meglio che cosa si intende per silver economy, lo chiediamo in collegamento a Lopane. A lei, dottore. Grazie mille, grazie ancora. Allora, Silver Economy sostanzialmente rappresenta tutta quella filiera che scaturisce dai consumi e dai redditi, che rappresenta questa fascia della popolazione che appunto è già molto importante in Italia, sono quasi più del 24% della popolazione oggi, arriveranno a toccare quasi il 50%, lo si diceva prima, tra qualche anno, insomma, negli scenari futuri. Quindi, diciamo, Silver Economy rappresenta tutta quella serie di società, prodotti, servizi che si sviluppano grazie al crescere della domanda di beni, servizi e consumi appunto di questa popolazione, che appunto anche nelle regioni del sud, in particolare nel mezzogiorno, toccherà un picco molto importante nel 2050 secondo le previsioni Istat aggiornate a settembre dello scorso anno, ma in realtà anche nelle regioni del centro Italia, diciamo, rappresenterà una quota molto importante della popolazione, soprattutto nelle zone più periferiche. Quindi questo significa, diciamo, uno spostamento anche di diciamo, potere di acquisto e anche di disponibilità su questa fascia della popolazione, che tra l'altro rappresenta anche sempre di più quella più attiva nel mondo del lavoro. Infatti abbiamo visto come tra il 2010 e il 2022, questo secondo appunto la nostra analisi annuale scenario longevità, vediamo come la popolazione di lavoratori negli ultimi 12 anni sia aumentata, se guardiamo gli over 50, di oltre 3,2 milioni, quindi sono passati da 5,8 a 9 milioni di cittadini italiani occupati over 50. C'è quindi un aumento anche, diciamo, di questa popolazione, della loro importanza e quindi anche qui di tutta una serie di dinamiche, necessità, servizi, prodotti che anche questa categoria, no, quella degli occupati, ha bisogno, avrà sempre più bisogno, tenendo in considerazione anche un altro dato molto importante, è che gli over 55, gli over 65, a seconda della prospettiva che si vuole assumere di oggi, sono completamente diversi rispetto a quelli di 20 anni fa, quindi anche i loro bisogni, servizi sono cambiati e cambieranno nel corso dei prossimi anni. Decisamente è cambiato anche il modo in cui ovviamente le persone fruiscono dei beni, dei servizi, cambiano anche i senior, quindi la fascia di età che prima era considerata più svantaggiata, sono senior più attivi che si rapportano anche con le nuove tecnologie, quindi la tecnologia per i senior può diventare una alleata. Cerchiamo di capire come, e andiamo appunto da Presutti per capire meglio questo rapporto tra tecnologia, mondo digitale e longevità. A lei. Sì, grazie. Come diceva anche il collega, il mondo Silver Economy e comunque il mondo dei senior raccoglie diverse generazioni e sono generazioni anche diverse rispetto a quelle di 10 o 20 anni fa. Dall'altra parte anche la tecnologia è cambiata ed è in continua evoluzione, quindi la tecnologia oggi può rappresentare, deve rappresentare ruoli diversi all'interno dei percorsi di longevità e all'interno dei percorsi dei senior. Lo vediamo già oggi, la tecnologia può essere un attivatore, pensiamo alla sensoristica, può essere tecnologia di supporto, pensiamo ai centri operativi che monitorano lo stato di benessere delle persone, può ricoprire un ruolo in ambito clinico, ma non solo. Quindi vediamo che la tecnologia può intervenire su diversi ambiti e a diversi livelli. Non dimentichiamoci che la tecnologia è anche un'opportunità di efficienza e di efficacia dei servizi. Pensiamo
ha la possibilità di poter garantire anche nelle località rurali e quindi meno centrali servizi che oggi non riescono più a essere garantiti senza l'utilizzo di strumenti diversi da quelli del passato. Ecco, la tecnologia non ultimo è uno strumento di connessione e comunicazione non solo tra paziente e struttura sanitaria, ma anche in quella che noi chiamiamo la sua cerchia sociale allargata, fatta di amici, parenti, caregiver, e quindi diventa uno strumento davvero fondamentale. L'unico ruolo che la tecnologia non deve avere e che ad oggi purtroppo ha avuto in svariate occasioni è quello dell'esclusività, cioè di escludere e quindi di rappresentare una barriera nei confronti di alcuni bacini di utenti. L'esempio banale che mi viene in mente è legato ad esempio ad usufruire di un servizio dovendo scaricare un'applicazione. Sappiamo benissimo che non tutti gli utenti, per vari motivi, sono inclini o riescono a scaricare un'applicazione, quindi il ruolo della tecnologia deve essere anche quello di essere più morbida, più flessibile nei confronti dell'utente e dei cittadini, e quindi dover pensare a una strategia omnicanale, ovvero dove l'utente, il cittadino, riesce ad accedere a quel servizio non per forza vincolato a un canale come può essere un'applicazione o un sito web, ma soluzioni che siano più inclusive e quindi possano essere possono essere quelle delle telefonate, dei messaggi. Presutti, sulla scia di quello che stava dicendo, mi veniva in mente una domanda. Si parla spesso di mondo digitale associato al mondo della sanità, però continuiamo molte volte in alcuni presidi e in alcuni contesti a vedere il prevalere in qualche modo dell'ambito analogico rispetto al digitale. Che visione dal suo osservatorio privilegiato ha lei in merito a queste dinamiche? Sono dinamiche sicuramente in corso di evoluzione, anche grazie al PNRR, che toccano diversi punti anche della nostra organizzazione a livello centralizzato e locale, regionale. Ad esempio ho avuto il piacere di scoprire il ruolo che sta avendo nella trasformazione digitale la tecnologia, ad esempio in regione Abruzzo, con la possibilità di prenotare tramite piattaforme digitali. È appunto una trasformazione, quindi ha tempi tecnici e organizzativi che sono sicuramente la somma di una serie di necessità dei vari interlocutori, però mi sembra di vedere che tutti abbiano ben chiaro che la tecnologia diventi anche uno strumento di efficienza per i conti delle sanità regionali, e quindi tutti la guardano con molto interesse, ovviamente facendo un passo per volta, perché sappiamo che non è uno strumento magico e che quindi va governato, servono anche le risorse e le persone per saperli controllare e per saper poi declinare nel proprio contesto quello strumento rispetto alle esigenze dei cittadini. Decisamente, grazie per questo appunto che mi sembrava assolutamente necessario. Quindi continuiamo a parlare di tecnologia e tentiamo di capire in questo senso quali sono gli sviluppi. La domanda va a Monteferrante qui in studio, a lei. Sì, io partirei da un dato. Pochi giorni fa la Food and Drug Administration ha classificato lo smartwatch più famoso, senza fare nomi, come un dispositivo medico. Questo che cosa significa? Che sicuramente ci sono dei tempi tecnici, sicuramente c'è una curva di apprendimento, ma alcune delle tecnologie oggi disponibili sono già classificabili come tecnologie al servizio della salute. E la particolarità, la sfida, soprattutto per chi lavora in ambito residenziale o extra residenziale, quindi chi lavora nella domiciliarità, è quella di far conoscere ai pazienti quello che è una risorsa fondamentale, ovvero il fatto di poter far diventare smart i nostri luoghi di cura, ospedalieri o extra ospedalieri che siano, oppure la nostra stessa abitazione, non solo per l'effetto wow di alzare la temperatura
tapparella con un comando vocale, ma perché tutta la sensoristica alla quale Presutti accennava ci permette oggi di trasformare questi ambienti in delle piccole terapie intensive, dove avviene un monitoraggio continuo e oltre a evitare degli eventi di rischio che poi possano portare appunto a problematiche acute, a compromissioni del quadro di salute, questo monitoraggio ci costruisce una base di dati che poi può essere preziosa per ripercorrere la storia clinica del paziente laddove ce ne fosse bisogno. Oggi, quando ci approcciamo a una qualunque struttura, portiamo un dossier che, per quanto corposo, consta di 7-8 elementi diversi. Ecco, pensate a approcciarvi a un medico o a un qualunque centro di erogazione con 2 anni di monitoraggi continuativi del vostro stato di salute, dei vostri parametri. Cambia il mondo, cambia la possibilità di sviluppare delle strategie cliniche perfettamente indossabili dal paziente, se mi passate la metafora. Cambia il tipo di medicina, che non è più solo una medicina di intervento, ma è una medicina preinterventistica, una medicina che tende a preconizzare quelli che sono gli stati di salute e a intervenire quando è più semplice ed è più efficace. Bene, Presidente, vado da Lopane per continuare a parlare di sviluppo in questo ambito. Qui in studio è stato fatto l'esempio delle tecnologie wearable, senza fare nome di marchi, e abbiamo parlato anche di domotica. Vogliamo capire quali sono le altre applicazioni in questo ambito e quali sono gli scenari. A lei. Ma allora, se parliamo di tecnologie, sono davvero tante, perché insomma abbiamo oggi a disposizione come cittadini, consumatori, tantissimi strumenti che ci permettono anche inconsapevolmente di raccogliere dati, monitorarci e identificare anche durante il corso della giornata dei parametri, diciamo, che poi in qualche modo, selezionati anche alla presenza di un professionista, di un medico, ci possono restituire un quadro d'insieme anche su quello che può essere oggi il nostro stato di salute o comunque le nostre prospettive di salute futura. E questo è un tema molto importante, perché diciamo, è dall'oggi che dobbiamo partire per capire poi effettivamente come poter impostare un percorso di longevità basato anche sull'utilizzo delle tecnologie digitali. Oggi abbiamo insomma, visto come anche le applicazioni che troviamo sui nostri cellulari, ad esempio sui nostri smartphone, ci permettono magari di monitorare appunto il numero di passi effettuati durante il giorno, piuttosto che magari diciamo, raccolgono, sono in grado di raccogliere alcuni parametri come il battito cardiaco. Sono tutti, diciamo, dati molto importanti che, come diceva anche il presidente Monteferrante, se riuscissero poi a incontrarsi in un repository unico, potrebbero insomma anche supportare il sistema sanitario nel comprendere un po' quello di cui effettivamente hanno bisogno i cittadini, anche da un punto di vista di education. Quello che è sicuramente ad esempio molto interessante da un punto di vista di sviluppo è che oggi quasi 7 italiani su 10, se guardiamo la popolazione sempre dei silver, quindi diciamo sopra i 55 anni, si dice digitalmente pronta ad accedere a questo tipo di soluzioni digitali, quindi a tutto quello che noi chiamiamo digital health, medicina digitale. Questo grazie anche alla, diciamo, alla spinta che sarà data dalla pandemia, che ha permesso a molte persone, o anche diciamo, in qualche modo portato molte persone a scontrarsi con la necessità poi di utilizzare queste, diciamo, queste piattaforme, tecnologie digitali per mantenersi in salute. 7 cittadini su 10 over 55 non è poco, e significa anche che di qui ai prossimi 10 anni probabilmente questa numerica dovrebbe anche aumentare, perché appunto sempre di più ormai, diciamo, l'utilizzo delle tecnologie digitali, degli smartphone, di internet è sempre più diffuso insomma su tutte le fasce di età, e quindi ci aspettiamo davvero che ci sia un contesto fertile anche per l'introduzione di questo tipo di soluzioni all'interno in realtà di tutta una serie di settori che vanno dal settore sanitario al socio assistenziale fino anche diciamo quello dei servizi, diciamo, di welfare verso il cittadino. Sicuramente c'è ancora, diciamo, molta strada da fare in termini anche di applicazione di questo tipo di tecnologie basate su delle politiche nazionali, che però oggi, diciamo, stanno avvenendo anche grazie poi, come sappiamo,
alla spinta importante che sarà data anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che comunque mette a disposizione dei budget molto importanti per il Paese, per le regioni, e appunto, come si diceva, l'Abruzzo è una di quelle che sta investendo molto su questa linea e su questo fronte. Il digitale, diciamo, rappresenta a 360 gradi un grande abilitatore per il futuro della salute, e sarà sempre più indispensabile partire dall'analisi dei dati per come dire, predire, no, anche con molto anticipo, le esigenze di una popolazione che appunto sarà sempre più avanti con l'età, e dobbiamo cercare di portarla a quelle fasce d'età, seconda, terza, quarta, quinta età, nel modo migliore, insomma, sempre più in salute. Senta Lopane, dal suo punto di vista, dovendo riassumere, le criticità fondamentali quali sono? Ma allora, se guardiamo all'applicazione oggi, sicuramente da un punto di vista di sviluppo anche di queste tecnologie, una delle criticità più importanti è riuscire a sviluppare delle piattaforme di accesso al servizio digitale, o comunque degli strumenti digitali o tecnologici che siano effettivamente interrogabili o comunque utilizzabili da questa fascia d'età. Molto spesso ci siamo trovati anche noi a sviluppare ad esempio questa analisi, partendo dal presupposto che nella stragrande maggioranza dei casi ci troviamo sul mercato delle tecnologie che magari non sono necessariamente state sviluppate sulla base delle esigenze, delle capacità, delle abilità, delle volontà anche di tutte le fasce d'età. Magari vengono sviluppate sulla base di un target tra i 40 e i 45 anni, e quindi si perde completamente invece la capacità, l'abilità di una fascia d'età più avanzata. Quindi sicuramente questa è una grandissima sfida, di riuscire a rendere anche la tecnologia sempre più democratica e quindi utilizzabile e accessibile da parte di tutti. Decisamente il concetto di democratizzazione è emerso forte, e in aggiunta noi oggi ci troviamo a ragionare anche in termini di intelligenza artificiale. La domanda per il nostro prossimo ospite è quella legata al rapporto tra AI, cioè intelligenza artificiale, digitalizzazione, medicina. I senior sono pronti per questi processi? Se sì, in quale misura? Che cosa c'è da fare in tal senso? Quindi vado direttamente da Presutti, a lei. Sì, allora diciamo che l'intelligenza artificiale anche qui ricopre diversi ruoli. Escluderei la tematica clinica, che ha un filone a sé stante, ma mi concentrerei invece su dove effettivamente può avere degli impatti per i cittadini, per gli utenti, più che sui professionisti. Oggi l'intelligenza artificiale ci consente di essere una valida alternativa in certi casi d'uso, che possono quindi facilitare anche qui l'interazione tra il paziente o i suoi caregiver e la struttura sanitaria. L'intelligenza artificiale, con quelli che oggi vengono chiamati large language model, ci consente, con l'AI generativa, di poter interagire con il paziente, semplificando questa interazione rispetto a quello che fino a qualche anno fa era invece un'interazione molto difficile, soprattutto nella parte di raccolta delle informazioni da parte dell'utente. Vi faccio un esempio per chiarirci. Immaginiamo di voler misurare la pressione in modo costante, quotidiano, con un cittadino, e quindi oggi probabilmente quello che succede è che gli viene dato un dispositivo smart, come chiamiamo oggi, quindi connesso con il proprio smartphone, per esempio, e che quindi ha un'interfaccia attraverso la quale riesco a misurarmi la pressione, e poi con una sincronizzazione con lo smartphone riesco a trasferire il dato alla struttura o al medico che mi ha in cura. Capite bene che è una soluzione che funziona per alcuni, non per tutti. Probabilmente per una persona, come potrebbe essere la mia nonna, le conviene utilizzare il classico misuratore di pressione con la lancetta analogico, dove lei, come già fa oggi, si segna su un foglietto la misurazione della pressione, e poi con l'intelligenza artificiale posso mandarle un SMS oppure telefonarla a casa, e lei, come se lo raccontasse a me, potrebbe descrivere, quindi raccontare i numeri che ha visualizzato. A quel punto è l'AI che estrae dal suo messaggio i valori numerici che vado a inserire all'interno della piattaforma.
come capite bene, vuol dire che invece che imporre l'utilizzo di uno strumento smart con un'applicazione, con l'utilizzo di strumenti apparentemente complessi, perlomeno per quella fascia di età, semplifico al massimo lasciando la persona nelle sue abitudini che aveva fino a ieri, quindi mi misuro la pressione con uno strumento analogico, e poi la parte, diciamo, di interpretazione la lascio all'intelligenza artificiale, che quindi annota il valore, cosa che non potrei fare con un operatore perché non abbiamo la capacità di poter mettere così tanti operatori a chiamare per raccogliere dati. Un altro esempio che vi faccio è quello della prenotazione di prestazione sanitaria. Citavamo prima l'opportunità di poter prenotare tramite piattaforma web. Perché si è creato quel canale? Perché sappiamo bene che chiamare per prenotare una prestazione sanitaria richiede lunghi tempi di attesa, mentre la piattaforma web ha una risposta immediata e quindi riesco a prenotare in autonomia con grande velocità. Anche qui però la piattaforma web diventa una soluzione esclusiva, ovvero che esclude una fascia di popolazione che non è in grado di prenotare tramite piattaforma web. Se io invece, come già abbiamo visto internamente, milioni di telefonate svolte da strutture sanitarie che la utilizzano già, affianco all'operatore fisico l'assistente virtuale che in autonomia riesce a raccogliere le prenotazioni già integrato con l'agenda, a quel punto sto offrendo un servizio perché consento a chi è abituato a telefonare di chiamare senza però dover attendere quei diversi minuti che spesso si vivono per prenotare una prestazione sanitaria, e quindi sono riuscito a garantire tempi paragonabili a quelli della piattaforma web, ma a una popolazione di utenza che invece predilige il canale telefonico. Un esempio qui l'abbiamo avuto, per citare dei numeri, da un centro di medicina generale con 10 medici di famiglia che in un anno hanno ricevuto 16.000 telefonate. L'86% di queste telefonate sono state gestite dall'assistente virtuale, e il motivo di questo 86% era legato a rinnovo di prescrizione di farmaci e alla prenotazione di un appuntamento. Il restante 14% erano richieste che erano diverse da queste due che vi ho citato, e quindi la telefonata passava ad operatore. Le altre invece sono state gestite in autonomia con l'assistente virtuale, nonostante ci fosse la possibilità per chi chiamava di eventualmente parlare con l'operatore. Ma l'idea di avere la risposta immediata e non dover stare lì ad aspettare una persona che aveva già un'attività, perché come ben sapete di solito l'interazione da receptionist è con le persone che si presentano in struttura, questo ha semplificato di molto i processi interni e dall'altra parte ha offerto un servizio ai cittadini. La regia ha mandato in onda, mentre lei esponeva, un filmato che riguardava la vostra realtà. Ce lo vuole commentare più esattamente? Sì, grazie ad Amazon Web Service e all'Ospedale Sacco abbiamo rappresentato quella che è potenzialmente un'evoluzione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. In quel caso specifico, ovviamente nel cortometraggio, che quindi ha una sua componente di storytelling, di racconto, abbiamo raccontato e poi dimostrato con la tecnologia la possibilità, ad esempio, per un paziente diabetico di avere il proprio misuratore costante di glucosio attaccato al polso, lo smartphone in tasca, ma non è necessaria l'interazione tra paziente anziano e smartphone, perché tutti i dati vengono raccolti in autonomia e in caso di bisogno di segnalare un'allerta, un allarme o una nota di attenzione al paziente, invece che inviare la solita notifica, l'assistente virtuale può chiamare telefonicamente, come appunto è più consono per quel tipo di target utente, il paziente, oppure mandargli un SMS. E in questo breve racconto c'è anche la sua necessità, la necessità del paziente di volersi mangiare un dolcetto, e quindi l'AI cosa fa? Sulla base dei dati di glicemia dei giorni precedenti dice al paziente che sì, se ne può concedere uno perché è questo che gli consiglia. Grazie Presutti, interessante questa narrazione. In quest'ultimo minuto torniamo qui in studio con il Presidente per capire esattamente quando e come nasce questa collaborazione di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione. A lei Monteferrante. Sì, grazie per la domanda, perché diciamo che questa collaborazione con il Silver Economy Network qualifica
l'operato della nostra sezione. Siamo tra le prime sezioni territoriali ad iscriverci al Silver Economy Network, perché ne sposiamo sostanzialmente i valori e i driver di operato. Quello che a noi interessa come erogatori della sanità è di uscire fuori dalle strutture, avere dei momenti di confronto con dei grandi esperti come quelli che sono intervenuti oggi, poter condividere il nostro sapere tecnico e soprattutto poterlo comunicare al di fuori. La sezione sanità di Confindustria Medio Adriatico non è una sezione in cui si fa lobbying, è una sezione in cui si cerca di capire come supportare sia i produttori sia la parte pubblica, il decisore, in traiettorie di sviluppo che saranno necessarie, e così facendo, per una persona della mia età, si cerca di mettere su qualche aspetto positivo dei quali potrà godere nella prossima vecchiaia, ecco. Grazie per questa ultima considerazione, e quindi siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Non mi resta ovviamente che ringraziare gli ospiti per il supporto, per averci aiutato nell'approfondimento di questo importante tema. Parto qui dallo studio per ringraziare e salutare Antonio Monteferrante. Grazie. Grazie a voi. Vado in collegamento per ringraziare Felice Lopane. Grazie mille, è stato un piacere, grazie. E ancora Davide Presutti, grazie per il supporto. Grazie a tutti e buona serata. Ringrazio per la parte tecnica Francesco Berardinelli in regia, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.